amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento di venerdì 5 gennaio 2024. Partono le nostre due ore di sport con tanti temi, tante notizie. Partiremo subito col mercato, partiremo subito dando anche il buongiorno e ben ritrovato al nostro Giovanni Annunziata. Ciao Giovanni. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Perché oggi è una giornata davvero carica di temi, davvero carica di notizie. Allora tra un po' vi diremo perché non è ancora arrivata l'ufficialità di Pasquale Mazzocchi al Napoli, perché Samardžić è in chiusura invece col Napoli. Arriva un indizio davvero importantissimo a tutto mercato web che tra un po' andremo a ricapitolare, e soprattutto entreremo anche nelle more di una disfatta davvero clamorosa per la Salernitana che ieri ne ha presi 6 sul campo della Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Salernitana che però riaffronterà subito la Juventus in campionato. Ieri però ce l'avevano raccontato i colleghi che poi ci hanno anche un po' fatto di anteprima, ci hanno anche un po' raccontato chiaramente come arrivava la Salernitana, non solo tanti cerotti ma soprattutto la testa già un po' forse alla gara di campionato, che ha un altro peso, ha un'altra importanza, anche un'altra delicatezza per la stagione dei Granata. Poi dalle 13.30 verrà a trovarci il nostro Pietro Concilis, dalle 13.40 andremo a parlare di tanto girone C di Serie C con la terza serie che è pronta a tornare in campo in questo weekend. Chi torna invece subito in campo è la Serie A, perché oggi si parte con l'ultima giornata del girone d'andata. Bologna-Genoa alle 20.45 aprirà il turno. Domani nel turno dell'Epifania ci sarà Inter-Verona, Frosinone-Monza, Lecce-Cagliari, Sassuolo Fiorentina, poi Empoli-Milan domenica alle 12.30 con Udinese-Lazio. E piccolo spoiler, Samardžić va verso la non convocazione, quindi ultima ora di tutto mercato web che stiamo controverificando, contro in qualche modo anche aggiungendo qualcosa con la nostra redazione. Stiamo provando a capire effettivamente se Samardžić non sarà tra i convocati per la gara contro l'Udinese, contro la Lazio da parte dell'Udinese, perché sarebbe davvero clamoroso e ci darebbe anche un primo indizio importantissimo sulla chiusura. Il Napoli contava di chiudere, ricordiamo, l'affare entro la gara col Torino che si giocherà domenica alle ore 15. In realtà bisognerà aspettare ancora un altro po', ma ci siamo, si sta viaggiando verso quella direzione. A chiudere poi la domenica di Serie A ci saranno Salernitana-Juventus e Roma-Atalanta, davvero un turno molto molto bello, molto divertente, che ci prepariamo a vivere. Andiamo però al telefono ed è un grande piacere dare il ben ritrovato al collega del Roma Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, grazie mille. Eccoci, buongiorno, grazie a te, grazie a voi, ben ritrovati. E partirei da una notizia molto importante, dopo poi ci spostiamo su Samardžić, sul piccolo mistero Pasquale Mazzocchi. Ci scrivevano al 380 127 2000, ma la verità è che a Castelvolturno mancano le penne. No, non è che la firma e l'ufficialità non arriva per quello, perché poi la firma in realtà è già arrivata, ma perché non arriva ancora l'ufficialità? Pare ci siano stati problemi sul contratto, insomma, sembra che sia stato rivisto prima della firma, cambiato qualche termine, non so cosa nello specifico, e quindi ci è voluto un po' di tempo, però non dovrebbero esserci problemi. Il calciatore ieri ha fatto anche delle foto con i tifosi, insomma, a Castelvolturno, tranquillamente, sorridente, però ha perso 2 giorni di allenamento. E se le operazioni saranno completate oggi, arriverà subito l'ufficialità. Però insomma, pare che sia stato rivisto il contratto, immagino questioni formali, burocratiche, insomma, un ritardo che penso non dovrebbe compromettere però la partecipazione di Mazzocchi alla trasferta di Torino. Prima ancora di passare a Samardžić, io ti chiedo di quello che potrebbe essere proprio un acquisto alla De Laurentiis. Dragusin è un profilo giovane, lo conosciamo molto bene, già pronto, forte, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa, già lo conoscevamo comunque in Serie A, ma il Dragusin di turno quanto si sposa bene con questo Napoli che ha bisogno di gente fresca, motivata, di gente nuova soprattutto? Ma io credo che si sposa bene il profilo, perché è giovane, è un calciatore di grande personalità, ha colpito il Napoli soprattutto per la sua duttilità. Con Gilardino gioca nella difesa a 3, però ha fatto anche il centrale,
fatto anche terzino destro, terzino sinistro, anche Gilardino, spesso lui e Vasquez li mette sui lati, sugli esterni, quando fa la difesa a 4 li trasforma in terzini. È un giocatore duttile, ha anche una potenza fisica unita a una buona tecnica, sa fare gol. Certo, la valutazione effettivamente è un po' alta, è schizzata in alto, però un giocatore che è così giovane, 21 anni, che comunque viene cercato da Tottenham e che è pronto a fare il grande salto, rientra nel profilo che piace al Napoli, soprattutto un Napoli che ha voglia di investire e di prendere un giocatore che a occhi chiusi si potrà adattare benissimo alla nuova realtà, che conosce molto bene il campionato italiano. Ecco, sarebbe pronto sin da subito anche Lazar Samardžić. Abbiamo un po' rimbalzato le notizie che ci arrivano anche da Udine, dove effettivamente si va verso una non convocazione del ragazzo per la gara contro la Lazio. Utilizzo due parole che solitamente nascondono anche tanti trabocchetti nel calciomercato, e tu che parli benissimo questa lingua, Giovanni, mi capirai: ci siamo? Ci siamo per davvero? È pericoloso il ci siamo, perché può essere interpretato in maniera troppo ottimistica. Allora, Dragusin gioca stasera, e questo, diciamo, non è un cattivo segnale, però ci fa capire che occorrerà un po' di tempo. È vero che la gente è attesa in Italia, però arriva per la partita, e quindi bisogna avere pazienza. Prima il Genoa deve giocare, poi penso la prossima settimana, forse domenica, sera, no? Vediamo. Si potrà intensificare il discorso. Su Samardžić sono d'accordo con te, la mancata convocazione, che sembra essere quasi certa, poi aspettiamo l'ufficialità, è un segnale importante. Però già Cioffi, l'allenatore, negli ultimi appuntamenti con i giornalisti aveva parlato di Samardžić in uscita, facendo capire che il giocatore è pronto per andare in Italia. Napoli è lì, è pronto, si teme qualche irruzione di qualche big, qualche concorrente anche dall'estero. Non è facile trattare con l'entourage del ragazzo, che ha nel padre il suo rappresentante. Le richieste di ingaggio sono state alte. Napoli ha tanti aspetti che deve far combaciare, deve quadrare tutto, però pare che sia arrivato un sì ieri pomeriggio a, diciamo, accettare un ingaggio più in linea con quelle che sono le idee del Napoli. Parliamo di 2 milioni, forse qualcosa in più. Le richieste erano più alte. Poi, come sai, tutte le varie questioni accessorie legate alle opzioni, alla durata del contratto, ai bonus e appunto ai diritti d'immagine lasciano spesso perplessi i rappresentanti dei calciatori, che con altre realtà non hanno a che fare con tutte queste situazioni. Quindi occorre tempo, si vuole capire bene, si teme sempre che c'è qualche fregatura, si parla ad esempio di una clausola rescissoria che viene messa lì e poi viene rifiutata. Insomma, sono tutte situazioni che fanno perdere tempo, però la reciproca volontà c'è, il sì a questo ingaggio che Napoli vuole proporre, parliamo di 2 milioni e non oltre, sarebbe arrivato, e quindi si lavora davvero per i cosiddetti dettagli. Quindi sono tutti vari ostacoli che stanno per essere superati, quindi io credo che a breve dovrebbe arrivare una fumata bianca. Tra una trattativa e l'altra c'è anche il campo, perché domenica si gioca, domenica c'è la partita. Quanto vale Toro Napoli? Vale molto per il Napoli, perché inizia un nuovo anno, inizia il mese di gennaio difficile, ci sono due gare alla portata, almeno sulla carta, prima della Supercoppa, che sarà secondo me l'ultimo appello per cercare di sistemare la stagione vincendo un trofeo, e quindi il Napoli deve dare una risposta. Contro il Monza questa risposta non è arrivata, secondo me, perché Meret ha salvato il risultato, il Napoli ha fatto poco, non è stato concreto, gol mangiati eccetera, però soprattutto è la prestazione che lascia perplessi un po' con questo gioco piatto, nervosismo, e sono tutte situazioni che andrebbero spazzate via. Io credo che, pensando a Torino, pensiamo alle gare della scorsa stagione, il Napoli è più che favorito ed è arrivato il momento di dimostrarlo. È vero che Mazzarri
davvero non è fortunato con le assenze che sono continue, però mi aspetto una risposta sia domenica che poi sabato contro la Salernitana. Davvero mi preoccuperei se Napoli dovesse fallire queste due vittorie consecutive, che secondo me, ripeto, è l'ultimo treno per cercare di mettere un po' in discesa questo nuovo anno, andando poi a giocare la Supercoppa con il morale alto e provando a vincere il trofeo. Ci salutiamo, Giovanni, perché sappiamo che è una giornata anche molto convulsa, piena di impegni, con un'ultima considerazione, una panoramica su quelle che possono essere gli affari in uscita. Sappiamo che ci sono tre ragazzi che aspettano di giocare un po' di più, come Zanoli, come Gaetano, come Zerbin, e anche qualcuno che invece già l'anno scorso, proprio di questi periodi, paventava l'addio, come Diego Demme. Quadro cessioni Napoli, come siamo messi? Ma sì, io aggiungerei anche Simeone, che ha chiesto chiarimenti e che insomma fa capire di voler considerare eventuali offerte, però il Napoli non lo cede né lui né il Politano. Invece cederebbe volentieri Demme, che però ha ormai pochi mesi di contratto davanti, il Napoli ha poco potere ormai per metterlo in vendita. Se il calciatore avrà un'offerta, deciderà di andare via, lo libererà, ma non sembra essere questa la prospettiva. Quindi Demme verso la conferma, Gaetano pure verso la conferma. Se Napoli prenderà solo il sostituto di Elmas, quindi parliamo di Samatis, resta Gaetano. Se dovesse arrivare in un secondo momento però un altro centrocampista, diciamo Sumaré, facciamo anche un nome, no? Un incontrista che possa dare un ricambio in più a Tannistà e allo stesso Caiuste, allora Gaetano avrebbe lo spazio per andare via, ma ad oggi è considerato incedibile. Invece Zanoli è pronto a partire, sarà inserito nel discorso Dragusin, che si arriverà alla chiusura della trattativa. Napoli lo valuta almeno oggi 15 milioni di euro, quindi l'idea più probabile è quella del prestito. E poi è in uscita sicuramente Zerbin, che anche lui è pronto ad andare via, lo aspetta il Frosinone, però piace anche a Lecce, anche il Bologna ha fatto un sondaggio perché ha qualche problema di sugli esterni, Doia, Fortuno, Lung, Borsolini ancora al meglio, e aspetta semplicemente l'ok dal Napoli per scegliere la sua nuova destinazione. Io credo che sarà il Frosinone, di Francesco l'ha sentito e gli ha chiesto insomma di unirsi a lui e ai suoi di fatto ormai quasi familiari, no? Perché Zerbin a Frosinone è di casa, quindi è tutto pronto. Ci vorrà forse un pochino di tempo, perché Napoli vuole prima sistemare alcune situazioni a partire dall'ufficialità di Mazzocchi, poi agli affari in entrata che abbiamo discusso, e poi Zerbin avrà il via libera anche nei prossimi giorni. Ad oggi non si registrano altri movimenti in uscita, con i portieri non ci sono problemi, perché c'è il Dasiak che era già in organico, che sarà il terzo dietro Contini e dietro Collini, che sarà il titolare, quindi non mi aspetto altre sorprese. Per quanto riguarda Politano, l'abbiamo detto, così come per Simeone, sono giocatori che Napoli non cede. Ci sono un po' di schermaglie per i rinnovi, insomma la gente che come sempre agita un pochino le acque, ma non penso ci siano prospettive. Anzi, Politano dopo Simeone è il miglior marcatore del Napoli, è un calciatore fondamentale. Grazie mille davvero, Giovanni, per essere stato ai nostri. Buon lavoro. Grazie a te, è sempre un piacere. A presto. Tutto nostro. Un grande, grandissimo abbraccio a Giovanni Scotto del Roma. Giovanni Annunziata, colpo di scena, tra virgolette, rispetto a quello che raccontavamo qualche minuto fa. Sì, perché si aspettava soltanto l'ufficialità, ovviamente. De Laurentiis ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter. Sì. Benvenuto Pasquale, ufficiale quindi Mazzocchi è diventato un nuovo calciatore del Napoli, già si era allenato nella giornata di ieri, si è allenato anche oggi ed è pronto per essere a disposizione di Walter Mazzarri in vista di Toro Napoli di domenica. Quindi primo acquisto ufficiale del Napoli, eccolo qui, Pasquale Mazzocchi. Poi si andrà a vedere quale sarà il secondo, però secondo me a naso dovrebbe essere quello di Samardzic. Lo speriamo poi, davvero. Poi vedremo. Spero quello di Samardzic, poi eventualmente il Dragusin di turno e l'altro centrocampista che deve arrivare in fretta, quello lì di sostanza, diciamo, perché Anghissà nel frattempo è andato via. È andato via, però un attimo solo. come diceva Mazzarri, è andato via.
però è andato via in Coppa d'Africa, non è andato da nessuna parte, non state tranquilli che comunque resta a Napoli, però in questo momento Mazzarri dovrà fare a meno di lui. Mazzarri dovrà contare su uno Zielinski comunque in scadenza, che tra meno di un mese dovrebbe addirittura firmare il precontratto con l'Inter, un Gaetano che giustamente sarebbe giusto anche mandare a giocare, c'è Demme in scadenza, quindi centrocampo che non è proprio semplicissimo da gestire. Vero. In questo momento io credo che serva qualcosina in più lì in mezzo. Tra le altre cose, fa molto sorridere come sotto la sezione commenti dell'annuncio benvenuto Pasquale, tanti tifosi fanno notare al presidente: presidente, ha perso l'occasione di dire benvenuto Pacco, visto che il soprannome più colorito, più colorito rispetto a come l'hai detto tu. È anche bello. Se scrivevi Paco, facevo piezza. Esatto. Esattamente il buon Angelo che scrive nella sezione commenti ha il suo benvenuto a Pasquale Mazzocchi. Allora, noi tra un po' andiamo avanti con la nostra scaletta, iniziamo a parlare anche di campo, perché la gara comunque contro il Torino in questo marasma di mercato, una gara estremamente delicata. Allora, tra un paio di minuti ci risentiamo, tra poco. 21, a breve andremo avanti anche con la nostra scaletta. Intanto un'ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri, in realtà poi il segreto di Pulcinella, perché ricorderete che l'orario in Napoli-Salernitana del weekend 13-14 gennaio era un po' ballerino, stavolta non per motivi legati alla festa Scudetto e poi ogni polemica al mese all'anno dello scorso 2023, insomma è tutt'altro che casuale. Però siccome la Salernitana è stata eliminata ai quarti di finale della Coppa Italia, Frecciarossa verrà anticipata a sabato 13 gennaio la sfida di campionato proprio tra Napoli e Salernitana, quindi il match non si giocherà domenica alle 15 come invece era stato inizialmente calendarizzato, immaginando per esempio una Salernitana che andava avanti in Coppa Italia nonostante la trasferta in casa della Juventus, bensì si giocherà sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15, quindi si giocherà in questa data Napoli-Salernitana. Intanto fa molto piacere che l'indiscrezione che abbiamo lanciato noi qui a Radio Punto Nuovo proprio nella giornata del 2 gennaio, ovvero di Petrachi come possibile nuovo direttore sportivo del Napoli dal prossimo campionato, sia chiaro, non a stagione in corso, dal prossimo campionato, sia stata lanciata anche da altri quotidiani nazionali questa mattina, insomma a conferma che ci avevamo visto giusto sulla figura di Petrachi, comunque uno sempre gradito ad Aurelio De Laurentiis, ci sono sempre ottimi rapporti. Andiamo avanti con la nostra scaletta, è un grande piacere di trovare il collega del Corriere della Sera, Ciro Troise. Ciao Ciro, grazie mille. Buongiorno a voi. Beh Ciro, abemus pacco direbbe qualcuno, finalmente è arrivata l'ufficialità per un ragazzo che sognava questa maglia, un ragazzo che può dare secondo te già una grande mano? Sì, è un'alternativa importante, può giocare sia a destra che a sinistra, ha esperienza, quindi ha quel profilo che Danori per crescere ha bisogno di giocare. Mazzocchi è il tipo di giocatore che se sta tre partite in panchina, una volta c'è bisogno di lui, può rispondere presente. Giocatore di gamba, non di altissimo livello qualitativo, ma di gamba, gli esterni è giusto averne diversi come batteria, come profili, e può giocare sia a destra che a sinistra, l'ha dimostrato la Salernitana, e poi alla fine anche una bella storia, perché è un napoletano di Barra che ha attraversato tutte le peripezie, settore Giovanni del Benevento, scambi di serie D, di serie C, di serie B, Parma, Rimini, proprio Piacenza, Bellaria, ha fatto il Giro d'Italia e ha coronato il suo sogno. A proposito di Mazzocchi, io ti tiro dentro un po' di Zanoli, dicevi prima, ti tiro dentro un po' la trattativa per Dragusin. Ieri la gente ha detto una bella cosa, ovvero che al Napoli non si può mai dire di no. Ma quanto ci può stare dentro in questa possibile operazione per arrivare a Dragusin un Ostigard che sappiamo che non è tra le primissime scelte di Mazzarri, così come Noel era prima di Garcia, e lo stesso Zanoli non più in prestito ma eventualmente con una cessione a titolo definitivo? No, è fondamentale, perché il Napoli sta provando a raggiungere l'accordo col Genoa.
perché sa bene che il lato Dragosin è un po' più complicato perché c'è il Tottenham. E al di là delle dichiarazioni pubbliche, no? Che il calcio è bugia, e purtroppo c'è una verità fuori e una verità dentro. Però dicevo, sta cercando di raggiungere l'accordo col Genoa e oltre a una ventina di milioni come offerta ci sono le, come contropartite, Østergaard e Zanoli. Poi da capire se Zanoli sarà in giro definitivo, sarà un prestito, però è fondamentale comunque avere queste contropartite per cercare di abbassare la pretesa economica del Genoa. Ecco, passando invece al campo, quella di domenica sarà una gara molto delicata, non Ciro, perché poi in questo marasma di mercato dimentichiamo che proprio la stagione del Napoli si è fatta subito delicata, e in un turno dove magari qualcun'altra che lotta per il quarto posto può concedere qualcosa, penso al Bologna, no? Dopo lo scivolone di Udine, la Fiorentina si sta continuando a trottare, però ha tanti infortuni, ha tante assenze. Ecco, potrebbe essere il momento giusto per risvegliarsi, facendo poi tra parentesi sempre il momento giusto per risvegliarsi per questo Napoli. No, deve essere, non può essere, perché altrimenti si fa duro, cioè, Napoli non ha più tempo, deve rialzare la testa, è in un momento difficile perché poi c'è il mercato, sono gli infortuni. Napoli andrà a Torino ancora senza Meret, senza Oliveira, senza Nathan, senza Anguissa e senza Osimhen. Non è facile, sono cinque giocatori, di tre titolari e due co-titolari. Quindi non sarà facile, perché Napoli è chiamato a fare una grande partita, è chiamato a vincere, a dimostrare che inizia il 2024 in un modo diverso rispetto a come è finito il 2023. Io mi fermo ancora un po' sul mercato per fare luce su Politano. Ma è mai possibile, Ciro, che uno che è stato il migliore, direi anche forse per distacco in questi primi cinque mesi, che comunque reduce da buone stagioni, che comunque dimostra attaccamento per questa squadra, per la città, vuole restare, tutto, non ha ancora un'offerta di rinnovo con un contratto che scadrà tra meno di un anno e mezzo? No, assolutamente, per me il Napoli deve anche muoverti, perché poi ci sono le sirene arabe, che sono molto serie, molto concrete e molto pressanti e economicamente allettanti. Parliamo di un ingaggio di 7 milioni a stagione, quindi il Napoli deve muoversi, ma soprattutto perché ha un giocatore che è l'unico, secondo me, che ha migliorato il rendimento rispetto alla scorsa stagione, è nettamente il migliore del Napoli di questa prima parte dell'anno, e farlo in una squadra che gira male è ancora più complicato, ancora più apprezzabile. Quindi Napoli, secondo me, dovrebbe rinnovare Politano, mettersi a posto con Politano, che ha, è vero, 31 anni ormai, entra nei 31 anni, ma è un giocatore che dà l'impressione di avere ancora 2-3 anni importanti, cioè di essere in crescita, che poi l'età non è uguale per tutti a livello calcistico. Certo. E poi magari metterci dietro un giocatore di ruolo, se vuoi stare in questo sistema di gioco, giovane, che possa magari rappresentare un po' più il futuro. Sarebbe l'ideale se lo facessi a gennaio, ma visto che deve fare tante cose, dubito, almeno in vista dell'estate dovrebbe essere questo il piano. Ciro, le scelte di campo invece per la gara contro il Torino, certo siamo all'antivigilia, complicato capire anche con altri due allenamenti da valutare. Chiaro che il Napoli ha un po' le scelte obbligate in alcune zone, tranne che in una forse, perché Raspadori e Simeone, poter scegliere uno dei due nonostante l'assenza di Osimhen resta un lusso che poche squadre hanno. Ecco, abbiamo visto Raspadori contro il Monza, a logica toccherà Simeone contro il Torino? Io me l'aspetto, non ho grandi riscontri ancora su il tipo di partita che mi immagino faccia il Napoli. Penso che possa essere utile, perché io non credo che il Napoli oggi abbia la forza di dominare tenendo il campo stretto e di palleggiare per gran parte della partita. Avrà delle fasi in cui concederà il campo alle ripartenze del Torino, dovrà essere brava di comporsi e di partire.
e Simeone ti può dare un po' più di profondità, ti può consentire di avere la soluzione del cross in maniera un po' più efficace rispetto a Raspadori. Raspadori sì, ti può venire incontro, però se non hai poi chi si butta dentro, e il Napoli ha poca gente che si butta dentro, lo sa fare Kvara, lo potrebbe fare Caciusso, lo potrebbe fare il vero Girischi, però Politano è uno bravo palla sui piedi, per esempio, non è un giocatore da inserimento. Robotica fa altro, non è uno da, che si butta dentro, quindi poi rischi di avere l'effetto dell'area di rigore svuotata. E una squadra che in 9 partite con Mazzarri 5 la fa sempre segnare, che non segna da 3 partite. Quindi è importantissimo che sia una squadra efficace sotto il profilo offensivo, e quindi magari partire con Simeone, tanto soltanto di capire chi parte, chiunque parte l'altro entra, quindi partire con Simeone potrebbe essere un vantaggio. Ciro, un'ultimissima prima di salutarci, perché in questi giorni si è parlato di un passaggio al 3-5-2, lo abbiamo letto anche con insistenza anche su qualche quotidiano. Ecco, 3-5-2, tu te lo aspetti, non dico già a Torino, ma eventualmente da qui in avanti con Mazzarri, perché comunque sappiamo benissimo che è un po' il suo modulo, però lui è arrivato con l'idea del 4-3-3, con De Laurentiis che ha sempre detto si gioca 4-3-3, e lui ha detto ho studiato da Spalletti, ho cercato di aggiornarmi per questo appunto 4-3-3. Sì, io non la escludo come ipotesi, perché l'ha sperimentata, perché il lavoro di Zerbini su Sciurria non è così diverso da quello che fa un Quinto, e non la escludo, perché Mazzocchi può giocare tranquillamente, può starci in questo contesto, non la escludo. Credo sia una soluzione tra virgolette disperata, cioè se non funziona in alcun modo il leitmotiv con cui Mazzarri è venuto, cioè fare quello che faceva Spalletti, il 4-3-3 in un certo modo, se non riesce in alcun modo potrebbe essere una soluzione da ultima spiaggia, perché poi è triste dirlo, ma se non si vede una svolta rischia anche Mazzarri. Assolutamente, questo davanti ai risultati sempre meglio sottolinearlo, tanti. Sempre meglio davanti ai risultati non ci sono tanti, assolutamente. Io mi auguro che le vinca tutte e che rimanga fino alla fine, però è cronaca dirlo, e credo che potrebbe essere una soluzione disperata se capisce che il meccanismo del passato non funziona. Grazie mille Ciro per essere stato dei nostri, buona settimana. Grazie a voi. Grande abbraccio al collega del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, Ciro Troise. Pietro De Concilis, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi ragazzi, rieccoci qua. Con te per aprire canonicamente la pagina dedicata alle altre campagne. Allora, 30 secondi, partiamo dalla Salernitana. E fa molto molto rumore il 6-1 rimediato in Coppa Italia contro la Juventus da parte della Salernitana, che chiaramente bisogna in qualche modo mettersi subito alle spalle, perché ci sarà ancora la Juventus domenica alla Rechi alle ore 18 per svoltare in campionato. Ieri ci raccontava il collega di Città di Salerno Sabato Romeo delle tante assenze, ecco, assenze che sicuramente vanno a rappresentare una scusante importante, un fattore, anzi più che una scusante importante, nella sconfitta dei Granata, che ieri tra le altre cose hanno avuto anche il tempo e lo spazio di far esordire un ragazzo scuola Napoli come Ciro Borrelli, che ha trovato minuti in corso, e tra le altre cose una Salernitana che difficilmente andrà a recuperare tanti calciatori in vista della gara di campionato. Andiamo a dare il ben ritrovato al direttore di Cronache di Salerno, Tommaso D'Angelo. Direttore, grazie mille, ben ritrovato. Grazie a voi, buon pomeriggio. Spaventato da questo 6-1 che arriva dopo due partite dove paradossalmente la Salernitana avrebbe potuto fare 6 punti, ben consapevole che c'è anche il Milan in queste due partite. Più che spaventato no, perché chi segue la Salernitana sa bene che pur avendo una rosa di penso di 25 giocatori, più della metà serve a ben poco alla causa Granata. Ieri sera diciamo si è avuta la conferma ancora per chi vaneggiasse altro. È il modo soprattutto in cui la Salernitana poi
dopo l'imprevedibile, imprevisto gol iniziale, si è praticamente consegnato alla Juventus. Credo e spero che domenica sarà un'altra partita, ovviamente ci sarà il recupero anche di qualche titolare, però anche qui le assenze sono pesanti, mancherà Pirola, mancherà Castano, i giocatori che sono come Koulibaly impegnati con la Coppa d'Africa, quindi sarà comunque una, non ci sarà più Mazzocchi, quindi sarà una Salernitana ancora rabberciata, quindi bisogna, era, secondo me le partite anche bene con quel tentativo di pressing alto, però poi diciamo il passaggio tra centrocampo e difesa c'era troppi spazi e lì la Juve in verticale è andata a nozze, è mancata proprio diciamo una compressione dei due reparti per togliere spazi alla Juventus. Cioè, la sconfitta c'è pure, ci mancherebbe altro, con la Juve qui tranquillamente perdere è il modo, e poi alla fine i gol che hai preso che lasciano ovviamente un amaro in bocca. In vista proprio della partita di campionato, spostandoci appunto su passando dalla Coppa Italia arrivando al campionato, che cosa deve cambiare a parte gli uomini, a parte proprio una questione di che sapevamo benissimo fossero due competizioni e due obiettivi totalmente differenti per la Salernitana, che cosa deve andare a cambiare la squadra di Inzaghi? Una squadra di calcio è fatta di calciatore, quindi c'è innanzitutto una carenza di uomini che è spaventosa. È chiaro che serve una squadra più raccolta, come ti dicevo, servirebbe, come dire, un atteggiamento tattico come un po' fece la Salernitana contro l'Inter per 70 minuti con Sosa in panchina. Ecco, diciamo che avendo una carenza di uomini bisognerebbe in qualche modo tenerla sul piano tattico, e questo tocca a Inzaghi capire di questa Juventus, che poi è una squadra che difficilmente fa gioco, cioè l'abbiamo vista fin qui, tranne con la Salernitana è una squadra che difficilmente fa gioco. Ieri sera ha fatto addirittura gioco e questo poi la dice lunga. Addirittura è vero che la Salernitana che si è presentata a Torino ieri, non dico che era una Salernitana in disarmo, perché poi alla fine era andata anche in vantaggio approfittando di uno svarione di Gatti, però in generale anche guardando e sentendo anche a volte la gestualità di Filippo Inzaghi comunicativamente comunica qualcosa, ecco, Filippo Inzaghi non gli è apparso un po' troppo rassegnato anche in vista della partita di domenica, insomma anche l'atteggiamento a volte può dire no, credo che fosse più che rassegnato per la partita di ieri sera, perché lui ha capito subito che nonostante il gol iniziale veramente una squadra rabberciata con secondo linee che possono essere definitivamente definite di quarto livello, sapeva bene che non si andava lontano. Credo che lui sperasse comunque in una sconfitta onorevole, contenuta, che non creasse ulteriori polemiche, invece così non è stato. Direttore, se guardiamo anche le altre, se guardiamo quelle che stanno lottando per la salvezza, quanto il mercato secondo lei può giocare a favore della Salernitana? Sono un po' provocatorio, perché è vero, se guardo magari il Frosinone, guardo il Monza, che sono squadre forse un po' più lanciate in questo momento rispetto alle ultime della classe, possono contare comunque su due grandi scafati del mercato, Galliani, Angelozzi, eccetera eccetera. La Salernitana ha il miglior direttore sportivo delle ultime cinque in questo momento presenti in classifica? Sicuramente tra i migliori. Il problema è che, vedi, la vicenda Mazzocchi pure ha provocato molte polemiche. C'è da dire una cosa: Sabatini doveva venderlo, perché credo che sia riuscito già nel miracolo a far cambiare idea De Laurentiis, che tutti sanno aveva chiuso a 1,5 con il precedente DS. Quindi averlo portato a 3 è già una vittoria di Sabatini, che realizza una bella plusvalenza, anche perché Napoli lo voleva subito, non è che voleva aspettare, cioè si rischiava di far saltare l'affare. Il problema è che secondo me bisognava essere pronti ad avere già il sostituto di Mazzocchi, e Sabatini non è che non lo ha fatto per incapacità, credo che non l'abbia fatto perché non è in questo momento in condizioni di muovere molto.
E quindi prendere anche un sostituto di Mazzocchi in questo momento per la Salernitana è un problema. Questo è quello che viene fuori, non perché la Salernitana abbia ceduto all'apertura del mercato Mazzocchi, il giocatore voleva andare via, De Laurentiis si è convinto ad allargare i costumi della borsa e quindi l'operazione andava fatta. Il vero problema è che non c'è un sostituto. Tornando indietro di due anni, mi viene in mente quel salvezza 7% di Sabatini, che è passato un po' alla storia, diciamocelo chiaramente. La salvezza della Salernitana è stata un qualcosa di clamoroso, è passata per Sabatini. Ecco, può essere un po' l'immagine di una replica del genere, anche se quest'anno le cose vanno chiaramente in maniera diversa, perché la distanza dal diciassettesimo posto, dalla quart'ultima posizione è differente, sono soltanto due punti. Allora, i miracoli nel calcio riescono una sola volta. La Rana si salva perché il Cagliari è incapace di fare un gol al Venezia, diciamo la verità. Infatti Sabatini ha parlato anche un po' scaramanticamente del 5%. Il problema è che è vero, la distanza non è altissima, il Verona sta smobilitando e quindi si replica un po' l'effetto Sampdoria di due anni fa, però ci sono altre squadre che sembrano decise e migliori di due anni fa, per cui la Salernitana, che già doveva rafforzarsi con le cessioni che Sabatini è costretto un po' a fare, deve anche provvedere ai sostituti di quelli che sono andati via. Non è facile. Ecco, per chiudere, direttore, prima di arrivare alle considerazioni finali, parlava di un campionato che è ancora aperto, però forse poi quando arrivano personaggi come Walter Sabatini, che non ha sicuramente la bacchetta magica tra le mani, però poi alla fine almeno qualcosa danno, anche immagino uno scenario del tipo: arriva Sabatini, discorso nello spogliatoio, la Salernitana fa 4 punti in due partite, prima ovviamente la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus, pardon, e poi magari anche il premio partita classico che si promette nello spogliatoio, insomma queste piccole grandi cose da vecchio volpone che poi però possono anche svoltare una stagione che nonostante tutto tiene in piedi la Salernitana. Sì, l'avvento di Sabatini è indubbiamente, come dire, dato una calmata negli spogliatoi, vedi poi le prestazioni di Candreva, Mazzocchi, Fazio, insomma un po' la vecchia guardia che si è risvegliata nelle ultime due partite. Vediamo quanto durerà. Grazie mille, direttore, per essere stato dei nostri e buon lavoro. Arrivederci. A breve invece apriamo la pagina dedicata al girone C di Serie C. Allora un paio di secondi e ripartiamo tra poco. Ripartiamo aprendo chiaramente la pagina dedicata al girone C di Serie C, che tra un po' andremo a contornare con alcuni grandi ospiti che ci porterà il nostro Pietro De Concilis. Chiaramente siamo anche in giornata di vigilia per la ripresa della terza serie, che domani darà il via, lo start a quella che è la 20ª giornata e quindi la prima del girone di ritorno, con Picerno, Virtus Francavilla, Monopoli Casertana, Benevento Turris, Foggia Taranto, Latina Avellino alle 16:15, con ampio prepartita sulle nostre frequenze, chiaramente la radiocronaca integrale a cura del capobranco Dino Manganiello, e poi il post partita con tutti i vostri commenti al 380 127 2000, con Pietro De Concilis, insomma con tutta la squadra del pomeriggio da supereroi. Domenica invece alle 14:30 Messina Audace Cerignola, Sorrento Giuliano, Brindisi Potenza, Crotone Catania, il testa a coda che appunto chiuderà, metterà un po' la ciliegina sulla torta questa 20ª giornata tra Juve Stabia e Monterosi Tuscia. Siamo pronti con il nostro prossimo ospite, onore di casa Pietro De Concilis. E come se siamo pronti, perché accogliamo a Radio Punto Nuovo un amico davvero, non solo anche della piazza di Avellino che lui conosce perfettamente, ma un grande conoscitore della Serie C, mister Giovanni Zichella, che ritroviamo qui a Radio Punto Nuovo. Salve mister, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie per la presentazione, forse non la merito. Assolutamente, assolutamente mister, ci mancherebbe. Però mister, visto che domani si gioca,
tempo di campo, si torna finalmente a giocare in questo girone di ritorno presentato da molti come un secondo campionato, però quando si ricomincia è anche forse il tempo di guardarsi indietro, e allora partirei da un suo bilancio guardando il girone C di Serie C, in particolare del girone d'andata, di quello a cui abbiamo assistito e di quello che magari di quello a cui potremo assistere di qui in avanti. Ma diciamo che a volte si dice speriamo di giocare in fretta, però non era il caso da Avellino, no? Se ricordo bene hanno vinto a Crotone l'ultimo, no? Sì, sì. Quindi secondo me è stato un ottimo risultato, quindi hanno passato anche delle buone feste, no? Sia i tifosi che la squadra stessa. Adesso incontrano in Latina, ma mi sembra che il bilancio dell'Avellino, voglio dire, da come è partito adesso mi sembra abbastanza positivo, no? Vuol dire in piena zona playoff, quindi va bene, cioè, l'obiettivo secondo me dell'Avellino è arrivare il più alto possibile per avere poi dei vantaggi a fine stagione quando si dovrà giocare i playoff. Mister, il testa a coda tra Juve Stabia e Monterosi Tuscia chiaramente andrà ad essere un po' la cartina tornasole di questo ventesimo turno. Dico così perché già testare la continuità della Juve Stabia non appena si riparte, non appena anche tutte le altre metteranno il mirino ancora una volta sulle spalle dei gialloblu, ecco, non è una partita così semplice sulla carta, anche perché poi lo stesso Monterosi, per quanto abbia una differenza importante in termini di valori, venderà cara la pelle almeno. Sicuramente, poi l'esperienza insegna, no? Uno che se segue la C, ma qualsiasi altro campionato, si rende conto che specialmente quelli che non stanno facendo bene in classifica, che hanno pochi punti, il mercato di gennaio, vuol dire qualche giocatore lo prendono. Secondo me i valori che c'erano prima a dicembre, a gennaio possono essere, insomma, capovolte alla grande, perché a gennaio uno può investire, può vendere, può comprare, può fare un po' quello che vuole. Quindi sicuramente avremo un altro tipo di campionato, specialmente verso fine gennaio, quando il mercato poi si chiuderà e alcuni avranno fatto qualche acquisto. Io dico che ripeto, per quanto riguarda l'Avellino, che è un po' la squadra che conosco un po' di più di questo girone per vari motivi, secondo me loro devono mantenere questo dominio di marcia che non è male. Ripeto quello del concetto di prima, arrivare a fine stagione, allora è normale che se sarebbe il massimo arrivare primi, no? Però questo insomma non è proprio facilissimo, insomma, ci sono 8 punti adesso e poi le partite sono sempre di meno, quindi non è facile recuperare. Però arrivare secondi, terzi, che ti permette di entrare all'interno dei playoff verso la fine, secondo me questo può essere un vantaggio. E poi insomma, l'esperienza ci insegna anche che l'Avellino e i playoff sono, ogni tanto gli è andata anche bene, quindi perché non provarci? Mister, ma da allenatore che effetto le fa vedere una squadra che in 19 partite ha subito appena 6 gol in questa Serie C, in questo girone C di Serie C? Chiaramente mi riferisco alla Juve Stabia, una vera fortezza lì dietro. Sì, allora, io sono un amante dei numeri, no? Nel senso che partiamo dal presupposto che il calcio non è una scienza, è arte, no? Gli artisti sono i calciatori, però i numeri, quindi la scienza, ti può dare una mano. Allora, nei campionati dell'anno scorso, chi ha vinto, le squadre che hanno vinto le squadre europee che hanno vinto i rispettivi campionati erano le squadre che avevano subito meno gol, tutte. Questo la dice lunga, no? Cioè, vuol dire, quando tra virgolette si polemizza su Allegri, no? Ma secondo me non è sbagliato, cioè, voglio dire, prendere pochi gol significa fare anche tanti punti, cioè, prendere, cioè, le squadre che vincono sono quelle che prendono meno gol, quindi voglio dire, la Juve Stabia è prima in classifica non perché ha fatto, adesso guardavo qui, 24 gol, perché penso il Piceno ne ha fatti 30, addirittura il Crotone ne ha fatti 29. Il problema è che il Crotone ne ha fatti 29, ne ha subiti 23, e invece, come diceva lei giustamente, io stadio solo 6.
quindi è fondamentale prendere pochissimi gol. E devo dire la verità, anche l'Avellino in media con 12 gol su 19 partite, devo dire, è in media buona, sì, per sì, quanto riguarda. Forse se avesse 4-5 gol in più l'Avellino, insomma, avrebbe anche qualche punticino in più e non sarebbe male. Avellino partito con quell'handicap delle prime due partite dove furono zero i gol fatti e soprattutto due sconfitte con Latina e Juve Stabia, però mister, il fatto di avere un weekend già molto importante davanti, perché questa prima giornata di ritorno, è vero, non mette magari di fronte a noi dei scontri diretti clamorosi, perché c'è Juve Stabia Monterosi che è il più classico di testa coda, c'è l'Avellino che va a Latina contro una squadra sempre ostica, tra l'altro l'allenatore del Latina ha una tradizione più che positiva contro l'Avellino, non ha mai vinto l'Avellino, sì, contro mister Di Donato, ma c'è la Casertana. Vabbè, ci sento una prima volta. Ah, diciamo, magari dal nostro punto di vista. Detto questo, però, poi queste partite fanno anche da apripista a quello che poi lo scontro diretto la prossima settimana, quando ci sarà Avellino Juve Stabia al Partanio Lombardi. Ecco, allora le chiedo, quanto è decisivo questo mese di gennaio a questo punto, e quanto per l'Avellino può essere un vantaggio il fatto di avere anche lo scontro diretto subito? Sì, diciamo che, vabbè, per cui non conosco di persona il ministro dell'Avellino, sua pazienza, ma l'ho seguito perché lui era l'allenatore della squadra in cui io ci sono nato, il paese, quindi voglio dire, lo conosco calcisticamente, non come persona. E quindi non mi sento di dargli nessun consiglio. Io invece farei in questo modo, penserei prima a Latina, perché poi giochi con Juve Stabia, il risultato sono sempre i tre punti, e Latina anche. Lo so che con la Juve Stabia i tre punti sarebbero doppi, perché sono una concorrente per la vittoria. Però incominciamo da Latina a fare il risultato, e fare il risultato pieno. E poi vediamo cosa fa la Juve Stabia, come dicevate voi, con Monterosi, che non è nulla per scontato in quel girone. E poi mi gioco la partita a Partenio, con lo stadio sicuramente pieno, e con l'aiuto dei tifosi, e cerco anche di fare. Anche se con la curva squalificata, stavolta questo sarà un malus sicuramente. Ah, questo mi manca. Però voglio dire, diciamo che quando ero in panchina alla tribuna, insomma, non non era da meno. Decisamente. Mister, venendo ad un'altra big che utilizzerei il termine dormiente, è il Benevento. Arriva Auteri. Ecco, cosa servirà al mister Auteri per rilanciare una piazza che poi lui conosce benissimo? Anche una squadra che secondo lei ha il potenziale per rimontare tanti punti alla capolista? Sì, guarda, io l'allenatore che c'era prima lo conosco di persona, perché nell'ultimo anno con l'allenato Dertone lui allenava la Sanremese, quindi ci siamo incontrati andate e ritorno e Coppa Italia, e poi un ragazzo giovane, ed è un ragazzo che era, e secondo me, molto preparato, forse era, come si dice, era tanto preparato, ma inversamente proporzionale all'esperienza, perché aveva fatto solo, insomma, piazze normali. Cioè, io dico sempre, no, che allenare ad Avellino è un conto, allenare a Picerno è un altro, cioè, con tutto il rispetto, no? Sono due mestieri diversi, perché la gestione dell'Avellino è un conto, la gestione a Picerno, dico Picerno che non conosco neanche lo stadio, tanto è vero, però insomma non mi sembra una società, voglio dire, sono piazze diverse. Sono piatti di me, ecco, quindi voglio dire, questo ragazzo si è trovato a Benevento in una situazione secondo me più grande di lui, poi ha 31-32 anni, un ragazzino molto giovane. Diciamo che Auteri è l'uomo di esperienza che forse in questo momento ci andava a Benevento. Diciamo che sono anche in ritardo, perché voglio dire, sono 30 punti, sono 12 punti dalla capolista, non sono pochi. Poi io dico sempre questo, no? Quando un allenatore non va bene prima e poi non si prendono dei giocatori, non è che lui arriva alla bacchetta magica. Io dico che arrivi, secondo me ci vanno aggiustamento a gennaio di qualche giocatore, allora poi l'allenatore che è subentrato ha il vantaggio di poter far bene, altrimenti insomma, non, è difficile, no? La situazione, poi se i giocatori non vogliono l'allenatore, quello di prima, però non mi sembrava il caso di Benevento, quindi vuol dire, non so se arriva Auteri con la bacchetta magica e riesce a ottenere subito, se non ha un aiuto tra virgolette
a livello di mercato a gennaio. Io dico che chi è che sta facendo bene, secondo me, la Casertana. Ecco, proprio lì volevo arrivare. Secondo me loro stanno facendo bene, per di più ci gioca un ragazzo che io ho avuto, insomma, per 2 anni, Proietti, Mattia, che è un campista, secondo me, con delle ottime qualità. Importante, che è anche, tra virgolette, un aspetto di giochi lì, perché è un ragazzo molto, molto intelligente. E la Casertana, poi, non me ne vogliono gli altri allenatori di questo girone, è una squadra che ho già visto 2 o 3 volte ed è anche molto ben allenata. Assolutamente, con un allievo di Zeman ultra trentennale come Vincenzo Cangelosi, che insomma ne ha fatta di strada, e adesso anche in prima linea sta facendo molto molto bene lì a Caserta, magari anche approfittando di questa situazione un po' particolare che ha visto la Casertana coinvolta nella Serie C ufficialmente soltanto dal 29 agosto. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un grandissimo piacere averla a Radio Punto Nuovo. Ti figuri, grazie a voi. Presto. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a tutti i tifosi avellinesi. Grazie a lei, mister. Buon anno nuovo. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie a mister Giovanni Zichella, come sempre un grandissimo piacere. Panoramica sulla Serie C doverosa, ragazzi. Persona assolutamente squisita. Pietro, con te per darci un'anticipazione al pomeriggio da supereroi, poi non so se ci sono notizie dell'ultima ora. Ci sono notizie ufficiali che sono arrivate proprio in queste ore con la Casertana, visto che parlavamo proprio di dei ragazzi di Vincenzo Cangelosi, che ha accolto nel pomeriggio di ieri ufficialmente Loris Bacchetti, difensore centrale molto molto importante, perché arriva dalla Feralpisalò, quindi da un club di Serie B a titolo definitivo, 1,94 m, un centrale che andrà a dare una mano al pacchetto difensivo di mister Cangelosi, con lì una situazione un po' particolare, perché ci sono a volte dei problemi fisici per Sciacca, c'è Aia, che è un giocatore che è stato preso dall'Avellino in prestito ma che non ha mai visto il campo perché continua ad avere annosi problemi fisici, e poi invece in generale c'è una campagna che continua a fare mercato, come il Giuliano per esempio, che ha preso Agnello Boccia dalla Juve Stabia, altro giocatore che era in cerca di spazio, di continuità. Le Vespe, che hanno ufficializzato intanto sia Durante che Mosti, stanno facendo il loro mercato, dovevano liberare uno slot, lo hanno fatto cedendo al Giuliano di mister Valerio Bertotto proprio Boccia, che va ad unirsi, difensore classe 2002, proprio ai Tigrotti gialloblu. L'Avellino invece ha già formalizzato ampiamente 2 acquisti, chissà cosa farà nei prossimi giorni. Di sicuro domani va in campo al Francione di Latina alle 16:15, noi dalle 15:30 saremo in diretta per un'ampia prepartita, anche più ampio del solito, però è un Avellino che deve fare i conti anche con le parole di mister Michele Pazienza, che ha fatto un po' da pompiere sotto alcuni punti di vista, ma è stato anche estremamente realista rispetto alla finestra di mercato che stiamo affrontando in questo momento, e noi andremo ad ascoltare come sempre i vari spezzoni della conferenza stampa del tecnico biancoverde, che si è proiettato a questo Latina Avellino. Allora Pietro, grazie mille, buon lavoro, noi poi ci sentiremo lunedì, perché tornerà assolutamente poi nella giornata dell'8 gennaio. Tanto domani ci ascoltano lo stesso. Domani vi ascolteranno lo stesso, chiaramente, lo ricordavamo prima, con gli appuntamenti per Latina Avellino. Allora, buon lavoro, buon weekend. A voi ragazzi, buon proseguimento. Ciao ciao. Buon proseguimento al nostro Pietro Reconcili, Sadino Manganiello, a tutta la squadra del pomeriggio da supereroi. Noi invece a breve ripartiamo con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport. Ripartiamo con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport e ripartiamo con voi, sempre Alessandro Bottone, Giovanni Annunziata, direi anche Pasquale Mazzocchi, tra virgolette, che ha scritto anche una lettera di addio ai tifosi della Salernitana, una lettera molto lunga dove sostanzialmente racconta: non è mia intenzione deludere i tifosi granata, ho solo colto un'opportunità per me molto importante. Oggi sono qui a ricordare i momenti belli che questa società e questa tifoseria mi hanno dato, mi avete accolto come un figlio, e io ho cercato in tutti i modi di ricambiare il calore che mi avete dato ogni giorno. Ho cercato di spingermi sempre oltre ogni mio limite, sono così i valori che mio padre e mia madre mi hanno sempre insegnato. Auguro ad ogni bambino di Salerno di vestire la maglia della Salernitana, quella maglia che a me ha dato tanto, facendomi arrivare persino in nazionale e diventando il primo calciatore della storia di questo club di indossarla come italiano. E per me è stato motivo di grande orgoglio. Ringrazio il presidente Iervolino, che mi ha preso dal Venezia, ha fatto sì che questo mio desiderio si avverasse. Ringrazio il direttore Walter Sabatini,
Santini per aver creduto in me sin dall'inizio, ricordando le mie vere potenzialità. Ringrazio i miei compagni di squadra, facendogli un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Un grazie a tutti i collaboratori che stanno dietro le quinte e che lavorano ogni giorno per non far mancare nulla alla squadra. Infine, un grazie a questa città. Spero di avervi lasciato qualcosa di importante, come voi avete fatto con me. Tra le altre cose, bello anche il saluto della Salernitana. Grazie di tutto, Paco, il primo calciatore della nostra storia a raggiungere la nazionale. E chiaramente i tifosi della Salernitana, vuoi per quella che è la storica rivalità con il Napoli, non l'hanno presa benissimo. Un passaggio anche un calciatore che comunque ha anche indossato la fascia di capitano. Però insomma, quando il Napoli chiama per un napoletano è sempre difficile dire no. Intanto report allenamento a Castelvolturno, la squadra ha sostenuto lavoro di rapidità e seduta tecnico-tattica dopo essersi riscaldata sul campo 2 con un banale torello. Poi Politano ha svolto allenamento completo in gruppo, lavoro personalizzato in campo invece per Gaetano. Noi andiamo ormai da un amico di Radio Punto Nuovo, perché non è la prima volta che interviene sulle nostre frequenze, mister Francesco Gattani. Mister, grazie mille per essere dei nostri. Grazie a voi dell'invito, grazie a voi. Mister, buon anno intanto a tutti. Buon anno assolutamente anche a lei. Lei ha avuto la possibilità, lo racconto per chi magari è per la prima volta qui che ci ascolta, magari la prima volta che ascolta anche i nostri microfoni, ha conosciuto Giacomo Raspadori come pochi, lo ha allenato nell'Under 15 del Sassuolo. Ecco, Giacomo Raspadori che è uno dei temi intanto di questo 2024, perché il 2023 non si è chiuso nel migliore dei modi, il dualismo e anche la rivalità interna con Simeone, si sta forse un po' perdendo secondo lei il talento di questo ragazzo? Perdere il talento non credo, perché comunque proprio perché si tratta di talento, il talento rimane. Diciamo che è chiaro che per ognuno, per ogni giocatore, il poter giocare, il poter dar continuità al proprio allo stare in campo e il proprio rendimento è garantito dalla continuità, ecco. Peccato, quello sì, quello è un peccato, perché comunque al momento lo spazio che sta trovando è un po' poco. Però non credo che ci sarà un momento in cui ci sarà bisogno di lui e lui risponderà presente, perché è un grande professionista da sempre, quindi lo continuerà ad essere, quindi l'augurio ovviamente è che ci sia bisogno di lui e che risponda presente come ha fatto in passato. Ecco, proprio per questo arriva l'assist da questo mese, dal mese di gennaio, perché Osimhen è andato in Coppa d'Africa, Osimhen mancherà per un bel mesetto, quindi nell'attacco del Napoli come centravanti di riferimento ci sono Raspadori e Simeone. È l'occasione giusta per Raspadori per mettersi in mostra, per far capire anche eventualmente che lui può e deve essere l'attaccante del futuro del Napoli? Perché ricordiamo una cosa, Osimhen probabilmente a fine stagione andrà via e il Napoli dovrà fare una scelta: restare con Simeone e Raspadori e puntare eventualmente sul talento classe 2000 della nostra nazionale, oppure andare a cercare ancora un altro attaccante. Ma è chiaro che l'avere l'occasione di giocare con una certa continuità sicuramente lo favorirà nel mettere ancora in evidenza le proprie qualità. Non credo che sia l'unica condizione, cioè intendo dire che non credo che nel momento in cui torna Osimhen lui non possa più avere delle occasioni. Poi è vero che prima veniva utilizzato abbastanza anche come esterno o come sottopunta, e se è considerato solo ed esclusivamente una prima punta è chiaro che le occasioni per impiegarlo si riducono estremamente. Se invece viene considerata anche la sua duttilità, credo che le occasioni le avrà.
chiaramente Raspadori soffre anche un po' il momento della squadra, perché l'anno scorso, soprattutto quando prese spazio dopo l'infortunio di Victor Osimhen, mister, lui venne fuori con questo palleggio, lui che è arrivato anche a Napoli un po' con le stigmate del dopo Mertens, quindi anche come un calciatore, una punta che aiuta la squadra a giocare bene, a giocare meglio. Ora è un Napoli diverso, non è un Napoli che ha quella forza di stare lì, di palleggiare, di dominare la metà campo avversaria. In questo quanto ci perde Raspadori? Ah, sicuramente ci perde molto, perché le sue caratteristiche erano adatte a quel Napoli lì, credo che siano state anche le ragioni che abbiano spinto lui l'anno scorso a scegliere Napoli, pur avendo diverse opportunità anche di altro genere, ma ha scelto e ha voluto fortemente Napoli perché sapeva che l'allenatore Spalletti avrebbe impostato il gioco in quel modo e quindi l'avrebbe esaltato sicuramente. È chiaro che sempre di più lui ha bisogno di una squadra che giochi e che faccia del palleggio la sua forza, del palleggio e dell'intensità. Mister, abbiamo parlato anche tante volte di più che altro di problemi tattici, di posizione per Raspadori. In un 4-3-3 ci sta ancora bene dentro a guidare l'attacco come punta di riferimento, oppure forse per il suo sviluppo della carriera sarebbe meglio andare a trovare una squadra, ma proprio un contesto tattico di un attacco a due, una coppia offensiva con, non so, un centravanti più di peso, come in teoria potrebbe essere Osimhen in questo caso, vedendo certo. Stesso al Napoli, con lui che gira attorno all'attaccante, che si muove di più, che ha più possibilità di liberare il tiro, che comunque diciamo che ce l'ha a destro, a sinistro, e quella è la caratteristica principale. Ma io credo che anche un 4-3-3 possa mettere in evidenza le sue grandi capacità, perché comunque se pensiamo a un 4-3-3 dove hai delle mezzali che si buttano negli spazi e quindi ti spostano nella linea difensiva, se hai degli esterni che vengono dentro e creano sempre degli uno contro uno, allora dopo e non lavori per forza con un centravanti di peso che deve essere che non è lui, insomma, ma più con un centravanti che lavora di manovra e quegli spazi che magari lui genera, perché lui genera molti spazi quando fa la prima punta, devono essere attaccati diversamente. Quello sì, quello per forza. A me piace molto da prima punta in 4-3-3, sinceramente. Mister, ci salutiamo con un'ultimissima, una domanda un po' cattivella, però considerando che il Napoli, se dovesse andare via Osimhen, come citava prima nel suo scenario il collega Giovanni Annunziata, verosimilmente andrà a cercare un altro attaccante, c'è la rivalità con Simeone, c'è un Napoli che forse in questo momento non si sposa più con le caratteristiche di Giacomo Raspadori, questo è un patrimonio comunque il calcio italiano, il numero 10 della nazionale Luciano Spalletti, da persona che lo conosce, da persona che lo stima, si immagina ancora un futuro a lungo di Raspadori a Napoli, oppure secondo lei potrebbe esserci un punto interrogativo anche su questo ragazzo? Io quello che mi auguro ed è una sola cosa, è quella che lui trovi la soluzione migliore per dare continuità alla sua crescita e al suo gioco. Se a Napoli, credo, se questa possibilità c'è a Napoli, io sono convinto che rimarrà a Napoli. Se lui non vede la possibilità che questo avvenga a Napoli, è chiaro che potrebbe prendere in esame anche l'idea di andare via. A 24 anni e con le caratteristiche, proprio perché è un punto di riferimento italiano e dell'Italia, io credo che non sia nella logica che lui giochi a piccoli pezzi, ma deve riuscire a dare continuità. Quindi se è da un'altra parte, l'augurio è che trovi la soluzione migliore, che sia da un punto di vista tattico che sia da un punto di vista personale anche. Ma io credo che a Napoli lui è stato molto bene e stia molto bene. Con questo però non può prescindere dalla volontà e dal desiderio di giocare e dare continuità al proprio gioco, cioè. Grazie mille mister per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grandissimo abbraccio a Francesco Cattani, ex allenatore
dell'under 15 al Sassuolo, che ha letteralmente cresciuto calcisticamente parlando. Giacomo Raspadori e Raspadori Simeone, questo ping pong di attaccanti sarà chiaramente il tema principale di un gennaio dove il Napoli sarà orfano di Victor Osimhen, uno status di orfano che però è partito già, ricordiamolo, il 29 dicembre nella gara contro il Monza per l'espulsione del calciatore nigeriano, invece rimediata all'Olimpico contro la Roma. Ricordo, perché i prezzi sono arrivati ieri in tarda serata, il tariffario per acquistare un biglietto per Napoli-Salernitana, la fase 1 chiaramente è partita già il giovedì 28 dicembre, mentre la vendita libera partirà alle 12 di lunedì 8 gennaio 2024, quindi si potranno acquistare i biglietti rimanenti per quelli non riscossi da chi aveva la prevendita Fidelity Card e Fan Stadium Card. Le curve inferiori a 14 euro, 20 invece il prezzo intero, le superiori a 35, i distinti 45, gli inferiori 60, i superiori, la Nisida 75, la Posillipo 100 euro. Andiamo avanti con la nostra scaletta, torniamo e diamo anche gli auguri di buon anno, seppur in colpevole ritardo, all'amico e collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, grazie mille. Buongiorno, buon anno a voi. Marcello, dicevo, uno dei grandi temi di questo gennaio, al di là del mercato sul quale poi arriveremo, è chiaramente l'alternanza, il dualismo Raspadori-Simeone in assenza di Osimhen. Sarà il test principale per capire anche il Napoli cosa vuole fare da grande con i propri attaccanti? Sicuramente, anche perché soprattutto Simeone in questo momento è uno dei più scontenti, no? È mal di pancia continui, con Mazzarri probabilmente non sappiamo di preciso che cosa sia accaduto, ma insomma possiamo dire che dopo 9 partite con un utilizzo con il contagocce non è scattata la scintilla di un feeling tra l'allenatore e il Ciolito. Raspadori, che sta giocando, diciamo, nelle ultime uscite ha giocato in quello che lui ha sempre detto è il suo ruolo, cioè lui ha detto, ha dichiarato più volte, mi sento centravanti, però onestamente i risultati non mi sento di dire che siano stati da urlo, perché insomma si è sbattuto il buon Jack, ma insomma di tiri in porta e di gol non ne sono venuti. È chiaro che questo dualismo adesso Mazzarri lo dovrà gestire. Io credo che Simeone ha qualche chance forse in più, anche per una questione così di geopolitica, degli equilibri di spogliatoio, di partire a Torino titolare. E poi comunque c'è anche la Supercoppa, comunque Osimhen mancherà fino a febbraio, per cui insomma gli spazi per tutti e due ci saranno. Marcello, ma a proposito di Torino, che Napoli ti aspetti di ritrovare dopo questo periodo così difficile, dopo anche il pareggio di Monza, che qualcosina di buono lo stava anche tirando fuori, perché di occasioni ne sono state create rispetto all'Olimpico, alla partita dell'Olimpico. Sicuramente abbiamo visto un altro tipo di Napoli nella creazione delle occasioni, però comunque manca il gol, manca tanto, mancano i punti, c'è distanza dalla zona Champions, e quindi comunque qualcosina bisogna andare a fare. Il problema è che Mazzarri dovrebbe trovare una scintilla, un qualcosa che possa anche accendere la testa, l'orgoglio di questa squadra. Io contro il Monza ho visto una squadra dall'encefalogramma piatto, veramente piatto, senza idee, senza gioco, senza nervo. E mi preoccupa molto questa partita, perché il Torino, lo sappiamo tutti, è una squadra che ama fare il corpo a corpo, quindi duelli fisici a tutto campo. Juric è un allenatore che il Napoli storicamente ha sempre sofferto, e sinceramente il Napoli che abbiamo visto con il Monza non voglio dire che sulla carta parte battuto, ma certamente parte sfavorito, per cui magari bisogna trovare una scintilla, qualcosa che possa scuotere la squadra, perché non ci nascondiamo che se il Napoli non dovesse fare risultato a Torino, le cose in classifica diventerebbero veramente veramente complicate, perché già il Napoli
e fuori in questo momento dall'Europa, 5 punti distante la distanza dal quarto posto della Fiorentina in questo momento sono ovviamente recuperabili, perché c'è un girone di ritorno da fare, però a patto che giochi il vero Napoli e non quello che abbiamo visto con il mondo. Marcello, il mercato porterà sicuramente Mazzocchi, perché è arrivata anche l'ufficialità, porterà chissà Samardžić, lo speriamo, visto che si va verso la non convocazione del ragazzo per la gara tra Udinese e Lazio, porterà un centrale, da capire se sarà Dragusin o chi altro, e magari porterà anche un altro centrocampista, Soumaré, per dare un nome, per dare comunque un volto al profilo che cerca il Napoli per complementare la mediana. Sono 4 nomi che da soli bastano a svoltare la stagione? Ma sai, io credo che Mazzocchi sia un buon giocatore, ma è comunque un'alternativa a Di Lorenzo, e comunque un'alternativa, può giocare anche a sinistra, ma comunque un'alternativa. Samardžić, che credo poi alla fine arriverà, è un acquisto anche per, come dire, tappare la falla numerica di Elmas e poi proiettare un ponte per il dopo Zielinski, perché l'anno prossimo Zielinski non sarà un giocatore del Napoli. Io onestamente, se fossi stato il Napoli, avrei puntato molto forte sul difensore centrale, perché in questo momento la squadra ha bisogno di equilibrio. Non, secondo me il ragionamento diciamo del trequartista, del centrocampista offensivo, si poteva anche fare, non voglio dire dopo, ma insomma con un po' più di calma. Io spero che possa veramente arrivare un difensore centrale importante. Dragusin a me è un giocatore che piace, l'unica perplessità è che lo dobbiamo testare a grandi livelli, perché fino adesso ha giocato comunque in squadre medio-piccole, sì, sta facendo un buonissimo inizio di stagione con il Genoa, però con tutto il rispetto il Genoa non è il Napoli. E poi il centrocampista centrale, Soumaré, è un vecchio pallino del Napoli, il problema è che bisognerebbe prenderlo in prestito, quindi bisogna convincere il Leicester a dare 6 mesi di prestito pressoché gratuito o comunque a poco prezzo il giocatore al Napoli, e sperare. Insomma, per rispondere alla tua domanda iniziale, sinceramente questi giocatori io non vedo che possano svoltare la stagione del Napoli, cioè sono buoni giocatori, però sono sempre giocatori di seconda fascia. Lo stesso Samardžić ha fatto un anno, mezzo anno l'anno scorso molto buono, poi quest'anno è vero che era distratto da altre cose, si è eclissato, però non vedo, come dire, mi sarei aspettato un mercato di giocatori un po' più pronti, un po' più in grado anche di dare pressione ad alcuni titolari che per un motivo o per un altro sono distratti, hanno un po' la pancia piena. Ecco, mi sarei aspettato un mercato che dà pressione a qualche bimbo. Grazie mille davvero per essere stato dei nostri, Marcello, un grande abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Grandissimo abbraccio al collega di Cronaca di Napoli, Marcello Altamura. Andiamo avanti con la nostra scaletta tra pochissimo. Le 14:23, colgo l'occasione per ricordarvi che noi domani non saremo in diretta, ma lo sport comunque continuerà con Campania in Campo, con il meglio della nostra settimana. Apro e chiudo parentesi, Campania in Campo che comunque sarà di scena quest'oggi alle ore 19 con tutti gli approfondimenti, anche con un recap delle varie notizie. E poi vi ricordo che torneremo in onda con Punto Nuovo Sport lunedì 8 gennaio, per andare poi a tratteggiare una settimana che ci porterà sempre più verso il derby tra Napoli e Salernitana. Ricordavo i biglietti per il Maradona, soprattutto ci porterà una settimana ancora più vicina alla Supercoppa, perché poi il Napoli partirà in Supercoppa il 18, la gara contro la Fiorentina. Insomma, inizierà un mese di gennaio, ripeto, cruciale, delicatissimo per gli azzurri, al netto del mercato, al netto delle assenze di Osimhen e Anguissa, al netto degli infortuni, perché poi ci sono anche
parecchi gli infortuni, quello di Meret, quello di Nathan, ancora quello di Oliveira, insomma ci sono delle assenze importanti, e quindi staremo a vedere un po' il Napoli come le andrà a gestire in questo primo mese del 2024. Intanto vi ricordo anche il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, così se avete qualche domanda da girare al nostro prossimo ospite possiamo girarla senza alcun problema, anche perché con Claudio Nofri si può parlare sempre di tutto. Claudio, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno e buon anno a tutti voi, ciao. Buon anno Claudio, ben ritrovato. Ti chiedo subito un giudizio sulla figura di Dragusin, un difensore valutato 30 milioni che al Genoa sta impressionando e che il Napoli ha messo nel proprio mirino anche a costo, insomma, di inserire delle contropartite. Una su tutti quella di Østigard, non solo quella di Zanoli. Quanto Dragusin può davvero migliorare la difesa del Napoli? Allora, me l'aspettavo questa domanda. No, adesso onestamente devo dire che avevo un giudizio iniziale su Dragusin di un buon giocatore, ma che non sarebbe arrivato a questi livelli. È cresciuto veramente molto grazie a una personalità e anche a qualità atletiche e di lettura dell'intervento che deve fare, molto importanti. Per quanto riguarda il discorso del Napoli, c'è un contraltare riguardo al Tottenham, che insomma ha già offerto una cifra senza contropartite, ed è ovviamente una cifra più alta. Sul piano, io così ne parlavo proprio adesso con amici anche, è chiaro che se tu prendi, non lo so, adesso dico Østigard oppure Zanoli, che comunque credo arriverà lo stesso al di là dell'affare Dragusin, però e il Simeone, che invece alcune emittenti napoletane mi hanno smentito, perché ovviamente Osimhen andrà a giocare la Coppa d'Africa e quindi non si possono privare di un elemento di questo tipo. Ecco, per me le esigenze sarebbero accorpate alla grande, addirittura forse migliorando l'assetto complessivo della rosa. Perché? Perché comunque anche i difensori attuali, i Bani, i Vasquez, De Winter, eccetera, possono comunque non arrivare al livello di Dragusin, ma insieme con l'organizzazione di gioco che sta dando Girardino, comunque fare in modo che questa assenza si sentirebbe magari molto molto meno, e invece andresti comunque a tappare dei buchi che per adesso sono abbastanza evidenti. Parlo per esempio di Zanoli riguardo il discorso esterno destro, giocando quasi sempre con una difesa a tre e due esterni avanti e indietro, sia sulla fascia destra che sinistra, Zanoli è l'ideale a mio avviso. Io sono rimasto piuttosto sorpreso che nel Napoli, ovviamente non al posto di Di Lorenzo, ci mancherebbe altro, però che avesse un pochettino più di spazio. E soprattutto immaginavo, perché avevo letto che c'era la possibilità di questa trattativa, appunto Simeone, che è un giocatore che io stimo moltissimo, non solamente come calciatore ma anche come persona, e di conseguenza potrebbe essere accorpato a Retegui insieme a lui, oppure sostituirlo nel momento in cui Retegui o è infortunato o non sta dando il massimo del proprio rendimento. Per altre situazioni devo dire che invece, se è solamente un aspetto economico, è chiaro che sarebbe un qualcosa di deficitario, ecco, dal punto di vista proprio prospettico di questa stagione, che è iniziata e sta continuando molto bene, ma ancora è lunga, e quindi bisogna stare molto attenti a queste operazioni, insomma. Claudio, ma che cosa ti aspetti da questo mese di gennaio del Napoli? Ci sono un po' di partite, si riparte chiaramente dal Torino dopo il mese molto complicato di dicembre che ha dovuto affrontare Mazzari, si riparte quindi da Torino, poi ci sarà la Salernitana, poi soprattutto ci sarà la Supercoppa, italiana con Fiorentina prima e poi eventualmente la finale. Che mese di gennaio dobbiamo aspettarci, ricordando che mancheranno soprattutto due giocatori importanti, Osimhen e anche Anguissa. Anguissa, è chiaro.
Ma aspetto ovviamente un miglioramento, perché adesso detto in maniera un po' più, come dire, scortese, peggio di così non può andare una rosa come il Napoli. Io ho sempre sostenuto che il valore di un allenatore non nel vincere le partite, ma nel innalzare il valore stesso di ogni individualità appartenente alla rosa è fondamentale. Ecco perché a mio avviso le scelte Garcia, poi Mazzarri eccetera non appartenevano alla sensazione di De Laurentiis, che comunque molto, ma molto dei meriti dello scudetto erano anche da assegnare a Spalletti. E quindi ecco che io ho visto un Napoli un pochettino più, tra virgolette, ma neanche tanto, disorganizzato rispetto a quello dell'anno scorso, perché è vero che tu avevi Kim, che tu avevi Osimhen, avevi Kvaratskhelia, avevi giocatori forti, Lobotka e compagnia, però tutti insieme facevano sempre quello che l'allenatore richiedeva, sia in fase difensiva che in fase di rilancio e che in fase poi ultima per realizzare dei gol. E questo secondo me è il vero problema. Quest'anno non si è rivisto quasi mai quel tipo di organizzazione che contemplava tutte le situazioni da svolgere, perché erano memorizzate dai giocatori attraverso una metodologia di allenamento che Spalletti aveva esposto agli stessi. E quindi, però è chiaro che quello che voglio dire è che il Napoli è superiore alla posizione attuale, anche con Mazzarri e anche con Garcia, ecco. Quindi bisognerà cercare di trovare un metodo proprio per trovare la soluzione ideale per ritornare non allo scudetto, ma insomma a una posizione che confà certo al valore di tutti. Claudio, ci salutiamo davvero con un'ultimissima. Per te Samardžić è l'erede ideale, non tanto di Elmas, che certo nell'immediato va a colmare la sua cessione, ma soprattutto di Zielinski, che ormai sembra promesso sposo dell'Inter. Samardžić è un mio idolo. Per me è un giocatore molto molto forte, che non sta magari in questo momento facendo benissimo, un po' infortuni, qualche altra cosa, però anche se devo dire la verità, proprio in quel contesto il centrocampo del Napoli è già forte così, poi al di là del discorso Elmas, però io Samardžić lo prenderei in tutte le squadre d'Italia, onestamente mi piace molto, e quindi secondo me sarebbe un acquisto che valorizzerebbe tutta la manovra e anche i risultati probabilmente. Grazie mille Claudio per essere stato dei nostri, un grande abbraccio. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Buon lavoro e buona giornata a Claudio Onofri, che ci ha dato anche una mano insomma nel commentare quelle che sono le scelte di mercato degli azzurri e anche un po' quello che racconteremo in realtà nei prossimi giorni, perché tutti ci aspettiamo e arrivano sensazioni estremamente positive in tal senso per quello che significa Samardžić al Napoli, perché la non convocazione contro l'Udinese, pardon, a ridaglie, contro la Lazio, per quanto riguarda invece l'Udinese, può essere un primo grande segnale, no? Di Samardžić ormai addirittura d'arrivo con gli azzurri. Ecco, addirittura d'arrivo è un'espressione molto pericolosa, soprattutto quando c'è Samardžić senior di mezzo, però massima allerta, perché qualcosa bisognerebbe guardare, nel senso che qualcosina sta iniziando a sbloccarsi in tal senso, e potrebbe essere, ripeto, un acquisto che magari dà anche un valore diverso al gennaio del Napoli. Intanto ufficiale l'arrivo di Buchanan per l'Inter, calciatore belga che chiaramente arriva come sostituto di Cuadrado, infortunato. Andiamo al telefono, ritroviamo il collega di Tutto Napoli, Arturo Minervini. Ciao Arturo, grazie mille. Ciao a voi e buon anno. Arturo, buon anno anche a te, e parto subito con il tormentone. Ma Samardžić, Mazzocchi, il centrale e il secondo centrocampista, è abbastanza per riportare questo Napoli tra i primi quattro posti? Beh, non lo so se sarà abbastanza, ma il mercato del gennaio poi
non può essere fatto di stravolgimenti assoluti. Il Napoli, leggevo anche delle critiche a Mazzocchi. Mazzocchi sembra un acquisto funzionale, intelligente, non viene per fare il titolare, viene per far respirare un po' Di Lorenzo, viene per essere un'alternativa a sinistra. Sappiamo bene quanto poi possa servire, abbiamo visto Nathan adattato in alcune gare, Juan Jesus, quindi un giocatore che è duttile, che ti può permettere anche un cambio modulo a gare in corso o dall'inizio, perché uno che può fare sia il quarto di una difesa a 4 ma anche il quinto di un centrocampo schierato col 3-5-2. Mazzocchi secondo me va bene, non può essere l'unico colpo. Samardžić secondo me sarebbe un gran colpo, perché può essere proprio l'erede di Zielinski, prospettiva forse può diventare anche più forte di Zielinski, poi dipenderà molto anche dalla voglia del ragazzo di crescere, di lavorare, di migliorarsi, però i colpi li ha tutti, quindi ben venga anche lui. Serve altro? Sì. Cosa serve? Serve un difensore centrale molto molto forte. Cosa ci ha detto questo primo spezzone di campionato in Dragusin? Che può diventare un difensore forte, però dobbiamo vederlo poi nel Napoli. Non sarà il colpo dell'inverno Mazzocchi, però quanto è romantico il suo arrivo nella sua Napoli a indossare finalmente la maglia per cui ha tifato fin da bambino. Sì, è già la volontà, il legame che c'è col territorio, con la maglia, si fa capire che arriva un ragazzo motivatissimo, e già questo è molto importante. Poi è chiaro, noi adesso siamo in un periodo nero e quindi vediamo tutto nero, ma io se faccio un passo indietro, anche due, io ricordo di Mazzocchi al primo anno in A della Salernitana, del ritorno in A della Salernitana, era un giocatore che andava in nazionale, che segnava con frequenza, che era stato accostato prima dell'infortunio anche alla Juve, con una valutazione anche molto alta fatta dalla Salernitana. Il Napoli secondo me fa una bella operazione sul piano romantico, sul piano economico e sul piano anche tattico, perché ripeto, è un giocatore che può essere utile in più slot e può finalmente far riposare qualche volta Di Lorenzo. Arturo, contro il Torino che partita sarà? Sarà una partita tosta, perché il Napoli si è messo poi in una condizione di ultima spiaggia, di perenne ultima spiaggia, che devi recuperare, perché sei indietro, perché sei lontanissimo da tutti gli obiettivi iniziali, primo lo scudetto, poi anche la Champions si è allontanata di molto, quindi il Napoli poi si trova sempre a giocare con questo peso e non sarà facile. Bisogna portare a casa qualche vittoria, bisogna alleggerire un po' la pressione che c'è sulla squadra, su Mazzarri, e provare a recuperare qualcosa di quello che era l'anno scorso. Abbiamo capito che dell'anno scorso vedremo veramente poco, quest'anno ecco, però già iniziare a vedere qualcosina col nuovo anno non sarebbe male. Mi auguro soprattutto che i leader tecnici di questa squadra inizino a fare la differenza, perché poi ce la siamo presa con Garcia, che ha fatto disastri e li ha fatti, adesso qualcuno se la sta prendendo anche con Mazzarri, che poverino molto di più non poteva fare, però poi alla fine i calciatori devono iniziare a dare ecco qualcosa in più anche loro. Kvaratskhelia è un giocatore che io amo e che comunque sta facendo bene secondo me, perché poi è l'unico che crea qualcosa, deve però essere più lucido nella fase di finalizzazione, perché in tante occasioni quest'anno poi proprio sui suoi piedi sono capitate situazioni che potevano essere determinanti e purtroppo non lo sono state. Arturo, siamo nel mese della Supercoppa. Questa Supercoppa tu come la vedi? Come un disturbo per la stagione del Napoli, oppure un'occasione per riscattarsi, per portare un trofeo a casa, per trovare qualcosina che si è perduto in questi mesi? Sì, può essere anche un modo d'orgoglio, perché ti fa ripensare che sei lì da campione d'Italia, sei a giocarti quel trofeo perché hai vinto lo scudetto, quindi è chiaro che poi devi provare a difenderlo. Serve un po' d'autostima questa squadra, perché è stato perso quel coraggio, quella convinzione, quella
quella voglia, ecco, di legittimare poi una superiorità nel gioco che c'è, perché poi il Napoli le gare spesso le conduce anche quest'anno, ma poi non le vince perché non fa gol, perché commette errori anche banali. Ecco, bisogna tornare poi a dare seguito al, col risultato, ad un gioco che alla fine poi viene espresso, perché l'ultima gara interna con Monza poi il Napoli l'ha dominata, e quest'anno io ho visto poche squadre dominare il Monza, eppure non la porti a casa, e quello è il problema. Arturo, ci salutiamo davvero con un'ultimissima, il mea culpa di Aurelio De Laurentiis, che ha chiuso il 2023 in maniera molto strana, perché poi il 2023 è stato un anno positivo, ultra positivo, inimmaginabile fino a giugno, poi è stato inimmaginabile per altri motivi, un'altra eccezione da giugno in poi. Ti aspettavi quel mea culpa del presidentissimo? Beh, era inevitabile, ragazzi, era proprio inevitabile. Poi mi ha fatto anche un po' riflettere quel discorso, in maniera secondo me involontaria e anche inconsapevole. De Laurentiis ha di fatto, non che non lo sapessimo, ma l'ha ufficializzato, l'assenza di una società, che gli dice questa è solo colpa mia, non prendetela con i giocatori, non prendetela con l'allenatore. Poi non parla della dirigenza. Il fatto che non ne parli ti fa capire che tutte le decisioni che sono state prese da maggio in poi le ha prese lui da solo. E la mia preoccupazione è che anche in questo mercato di gennaio il presidente stia facendo un po' tutto da solo, che poi è quello il discorso, è il Napoli sta prendendo questi calciatori, ma per chi sono, per quale piano tattico sono, per quale allenatore vengono presi, perché magari adesso investiamo una cifra grossa per Samardžić, poi in estate arriva uno che Samardžić non lo fa giocare o non lo vuole nel suo modulo di gioco, quindi la situazione è molto delicata. Grazie mille per essere stato dei nostri, Arturo. Buon lavoro, buon weekend. A voi, buon lavoro. Buon lavoro al collega di Tutto Napoli, Arturo Minervini. Ci prendiamo 60 secondi e ripartiamo con l'ultima fermata dello speciale Napoli di Punto Nuovo Sport. Entriamo nell'ultima fermata dello speciale Napoli, ricordandovi che alle 19 tornerà lo sport sulle nostre frequenze, chiaramente con Campania in Campo e tutte le altre novità. Intanto interessante quello che racconta Sport Mediaset sul futuro di Antonio Conte, perché la sua ultima avventura in panchina al Tottenham lo ha segnato, lo ha consumato, l'abbiamo raccontato anche qui a Radio Punto Nuovo come sia stato decisivo anche un po' lo stato mentale, oltre che lo stato tecnico del Napoli, lo stato mentale chiaramente di Antonio Conte nel rifiutare prendere il Napoli in corsa dopo Rudy Garcia. Ci ho detto De Laurentiis ancora il pallino Antonio Conte per la prossima stagione, spiega Sport Mediaset come sia Napoli che Milan siano in piena corsa per aggiudicarsi l'ex tecnico di Inter e Juventus. Poco più dietro c'è anche la Roma, visto che il futuro è José Mourinho, è pieno di riserve ancora da sciogliere. Noi intanto torniamo a parlare di allenatori, torniamo a parlare di Napoli, lo facciamo con un amico di Radio Punto Nuovo, Alfonso Fasano di Rivista 11. Ciao Alfonso, grazie mille per essere nostri. Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Perché proprio su Rivista 11, più che un titolo, è apparso, possiamo dire, il più grande dubbio, il dilemma generazionale di chi ha vissuto e raccontato lo scudetto dello scorso anno. Io lo cito e in realtà è anche la mia domanda: il Napoli di Spalletti è stato un'eccezione? La domanda, diciamo, come titolo, la domanda è pertinente, il titolo era altrettanto pertinente, l'articolo era, insomma, sì, una sorta di domande. Ecco, alla fine c'era una domanda di fondo che era appunto questa. In realtà, secondo me, la risposta è no, nel senso che alla fine il Napoli di Spalletti è stata un'eccezione a livello statistico, a livello numerico, ma ecco, io la definirei come un'esperienza che ha rappresentato l'apice di quello che è stato il progetto De Laurentiis. È stato, attenzione, perché utilizzo un verbo al passato, purtroppo, da tifoso del Napoli, perché il punto è proprio questo, il punto è che dal momento in cui quell'esperienza
è finita per tanti motivi, l'addio di Spalletti, l'addio di Giuntoli, la vittoria anche del titolo che in qualche modo secondo me ha un po' svuotato anche lo stesso De Laurentiis. Ecco, da quel momento il progetto è cambiato, o quantomeno De Laurentiis ha ricommesso un errore che per me era già commesso in passato, ovvero quello di fermarsi in qualche modo e di non proseguire con la sua evoluzione. Io nel testo, e poi ti lascio la parola, faccio, come dire, una provocazione, ho fatto una provocazione, nel senso, il Napoli è da 15 anni che è più o meno al vertice del calcio italiano ed è arrivato a vincere lo scudetto nell'anno in cui sembrava più difficile, perché aveva detto addio a Koulibaly, Mertens e Insigne tutti insieme. Io nel testo ho scritto magari questo sia un caso, magari no, alludendo al fatto che appunto io credo e sono convinto che il Napoli abbia bisogno, proprio come entità, come società, per la forza che ha, per la dimensione economica che ha, anche per la storia che ha, di essere in continua evoluzione. Quindi il problema vero del Napoli di quest'anno, oltre alla scelta sbagliata dell'allenatore che ha ereditato la panchina di Spalletti, è stata quella di rimanere fermo e quella appunto di manifestare troppa riconoscenza nei confronti dei giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato. Quindi andare avanti significa anche sposare una certa teoria che sembra emergere in questo momento da parte di De Laurentiis, cioè mandare via uno come Politano, perché il rinnovo non glielo sta facendo, questo lo sappiamo con certezza, per il momento non ha intenzione di offrire nulla, e quindi mi viene in mente, allora De Laurentiis continua il suo esclusivo pensiero, Politano ormai ha 30 anni, va se non sbaglio per i 31 quest'anno, e quindi è vecchio, quindi bisogna avere un ricambio generazionale in quella zona di campo, e quindi si continua con questa strada. Io mi ritrovo perfettamente con questa scelta, anzi ribadisco il concetto che ho espresso pochi secondi fa. Il Napoli 2022-23 erede del 2021-22, però con dei cambiamenti sostanziali importanti: Koulibaly, Insigne e Mertens sostituiti da Kim, Balaschelia, Raspadori, insomma, quindi come dire, un'infornata di nuovi calciatori a seguire i 30, 32 anni, 33 anni che c'erano precedentemente. Ecco, il Napoli doveva riprendere questa strada, doveva continuare a seguire questa strada. In realtà lo stava già facendo con Zielinski, poi sappiamo com'è andata. Il fatto che abbia dovuto o voluto, scelto di ritardare, di farlo con Politano 6 mesi dopo, personalmente io l'avrei fatto con qualche altro calciatore della rosa, penso per esempio a Mario Rui. Insomma, il problema, ripeto, è che il Napoli, una volta vinto lo scudetto, è rimasto fermo sulle sue posizioni, e questi 6 mesi di ritardo rispetto a uno stravolgimento che per me in qualche modo si imponeva, il Napoli li sta pagando con una stagione anonima, con la classifica che abbiamo visto, con la doppia scelta di un allenatore sbagliato. Il punto da questo punto di vista, ecco, resta la necessità di dare una svolta, una sferzata a questa stagione, ma anche di cominciare a costruire il futuro. E da qui, in questo senso, lancio una provocazione: il fatto che Politano, proprio Politano, sia la scelta, il sacrificio da fare sul mercato, la scelta di cederlo sul mercato, in qualche modo è un'indicazione sul fatto che probabilmente il prossimo allenatore non sia, come dire, vicino a Politano e sia in qualche modo, non dico già individuato, ma abbia in qualche modo espresso anche attraverso le scelte della Laurentiis l'idea che quella zona di campo, parlo dell'attacco ovviamente, in attesa di capire come andrà con Osimhen, necessiterà di cambiamenti. Siccome purtroppo e per fortuna per certi versi il calcio reale non è come Football Manager, dove basta sostituire un calciatore con uno con le caratteristiche simili e poi il gioco è fatto, ecco Samardžić che entra nel centrocampo del Napoli, che va a prendere il posto di Elmas, verosimilmente andrà a prendere anche il posto di Zielinski il prossimo anno, è un'equazione più semplice del previsto oppure nasconde secondo te delle incognite? Allora, in realtà, ecco, la provocazione a cui facevo riferimento prima
come dire, nascondeva l'idea che a partire da questi sei mesi che ci separano da giugno, gli ultimi sei mesi di questa stagione, e poi a partire dal prossimo anno ci potesse e o ci possa essere un cambio tattico. In questo senso, ecco, secondo me la presenza di Samardžić, l'acquisto di Samardžić, che è un, come dire, un trequartista più che una mezzala, contestuale di Oripolitano, in qualche modo potrebbero suggerire una variazione da parte di Mazzarri. Il passaggio, immagino, al 3-4-2-1 con Varaschele e Samardžić alle spalle dell'unica punta che potrebbe essere Osimhen, un modulo che in qualche modo permetterebbe anche a Lindstrom e anche a Raspadori di avere più spazio rispetto al 4-3-3 e che in qualche modo potrebbe essere prodromico all'arrivo l'anno prossimo di un allenatore che pratichi lo stesso tipo di calcio, lo stesso modulo di gioco. Non voglio arrivare a dire il nome di Antonio Conte, anche se l'ho appena fatto, ma anche banalmente Igor Tudor è un allenatore che va in questa direzione. Quindi ecco, più che, come hai detto tu giustamente, una sostituzione ruolo per ruolo, io immagino, in qualche modo spero anche personalmente, che De Laurentiis stia iniziando a ragionare in ottica di un progetto che vada al di là di questi sei mesi e che soprattutto vada al di là di quell'idea di 4-3-3 immutabile che in qualche modo è risultata, a maggior ragione visti i risultati di quest'anno, superata dal tempo. Domenica intanto c'è il campo, si va a Torino, è apparso un Napoli veramente tanto spento nelle ultime partite, c'è stata qualche scintilla ogni tanto contro il Monza, però i risultati, le prestazioni, tutto fa pensare adesso a un'unica direzione, ovvero un Napoli veramente scarico, un Napoli che sembra addirittura incapace di reagire. Contro il Toro che cosa servirà per far scattare appunto quella scintilla? Ne ho parlato ieri con un mio amico, diciamo, riporto, come dire, mi autocito in questo caso perché secondo me è l'aspetto più interessante, in qualche modo risponde alla tua domanda. Il Napoli è un anno esatto che non si allena più. Mi spiego cosa voglio dire. Ovviamente non intendo che i giocatori non vadano ad allenarsi o che gli allenatori non abbiano lavorato. Io intendo che è da un anno, vero, dall'infortunio di Osimhen con la Nigeria prima dell'ultimo tratto dell'ultimo campionato, che il Napoli ha smesso di allenarsi nel modo in cui Spalletti aveva guidato questa squadra fino appunto a un anno fa, perché una volta eliminata dalla Champions contro il Milan, una volta vinto il campionato, il Napoli ha in qualche modo tirato il freno a mano, poi è arrivato Garcia che in qualche modo ha smesso di allenare la squadra in quel modo e Mazzarri non è comunque riuscito a riprendere quel discorso. Mi sembra evidente, l'hai detto tu anche tu, come dire, nelle ultime partite è parso un Napoli spento. Ecco, il punto è proprio questo: il Napoli è da un anno che non migliora, che non progredisce, che non studia qualcosa di diverso, perché gli allenatori che sono succeduti a Spalletti si sono dimostrati non all'altezza di fare questo tipo di lavoro. Di conseguenza la risposta, purtroppo, a Torino, così come nelle partite che arriveranno da qui a fine anno, possiamo aspettarci o un cambiamento tattico radicale che permetta a Mazzarri e poi eventualmente al suo successore a partire dall'anno prossimo di dare una nuova anima e quindi nuova linfa al Napoli, oppure dobbiamo aspettarci solo delle reazioni emotive come gli scatti di cui hai parlato col Monza, come quello di Bergamo contro l'Atalanta, come il secondo tempo di Napoli-Cagliari, diciamo, frutto più che altro di riscosse emotive più che di quello che si vede sul campo, perché purtroppo questa squadra in questo momento è priva di quel tipo di guida, è priva di quel tipo di progetto e manca di quegli automatismi che l'anno scorso hanno portato a vincere il campionato. Grazie mille Alfonso per essere stato dei nostri, buona giornata. Grazie a voi, alla prossima. Grande abbraccio, alla prossima, col collega di Rivista 11 Alfonso Fasano. Giovanni, ci salutiamo con un ultimo pensiero. Ci salutiamo con il pensiero in vista del Toro, perché è la parte più importante in questo momento, al di là di Mazzocchi, però un secondo solo, perché devo aprire e chiudere una parentesi su Mazzocchi, perché ho visto prima un'immagine veramente bellissima su Mazzocchi. L'ha fatta la vignetta il Danilo Pergamo, esatto, il solito Danilo Pergamo, è una vignetta bellissima, invito a tutti quanti ad andare a vederla,
perché veramente è qualcosa di spettacolare. Lui ne fa sempre di bellissime, sempre di romantiche, e questa veramente tocca il romanticismo di un tifoso napoletano, veramente tanto tanto bella. Aperta e chiusa questa parentesi, ci focalizziamo sulla partita di domenica, che sarà veramente tanto importante per il Napoli, che deve reagire. Lo stiamo dicendo praticamente ogni giornata, ogni partita. La Coppa Italia poteva essere importante per qualcuno per mettersi in mostra. Contro la Roma c'erano i presupposti per fare bene, per rimettersi in carreggiata, per ritornare in scia Champions. Contro il Monza lo stesso discorso. Adesso però contro il Toro bisogna veramente portarli a casa questi tre punti, anche se diventa giornata dopo giornata sempre più complicato per le assenze, per i giocatori che vanno in Coppa d'Africa, per i risultati che non arrivano, per tutte queste cose messe insieme che fanno venire fuori un Napoli che sta assolutamente deludendo. Giovanni, grazie mille, ci sentiamo lunedì. Grazie a te Alessandro, grazie a tutti, a lunedì. A lunedì con Punto Nuovo Sport da Alessandro Pontano è tutto, un caro ringraziamento, un caro saluto, ci sentiamo già alle 19 con Campana in Campo, domani poi il meglio della nostra settimana, intanto vi lascio alla buona musica del nostro pomeriggio, ciao!